Vivo tra 5 minuti, tu chiama l'ospedale. No, Ken, io ho bisogno di fumare. Ma sei matta? Dopo 18 mesi? Ma smetti e mi lasciami la sigaretta. Preparami la doppia vodka. Ma io non ce la faccio, non ce la faccio. Ken, il telefono. Ken, rispondi tu, ti prego. Ken. Pronto? Dottor Max, meno male. Mi spiace, non l'avrei disturbata. Lo so che la sua segretaria mi ha detto che era a teatro. È riuscito a trovare i biglietti del fantasma dell'opera. Complimenti! Dottore! Io sono Chris Gorman. Mio marito Ken ed io siamo molto amici di Charlie Brock. Ma le stavo dicendo... Ma è il dottore? Sì, è il dottore, E perché non me l'hai detto subito? Dottore... È successa una disgrazia. Avremmo chiamato il nostro medico, ma mio marito è un avvocato e date le circostanze abbiamo deciso di chiamare lei, dottore Di Charlie. Ecco, è successo questo. Siamo arrivati 10 minuti fa a casa di Charlie e scendendo dalla macchina abbiamo improvvisamente sentito un enorme... Non dici niente! Cosa? Non dici quello che è successo! Ma dottore, l'hanno tirato fuori dal teatro. Ma fai come ti dico, Charlie sta bene, è stato solo un colpo di striscio, si è ferito al lobo dell'orecchio. Non digli della revolveranda! Ma gli ho appena detto che scendendo dalla macchina abbiamo sentito un'enorme cosa! Ma digli che è ruzzolato dalle scale e ha battuto la testa! Mi raccomando, digli che abbiamo sentito... Abbiamo sentito un enorme... Tonfo! Quando è ruzzolato per le scale! Dottore, mi scusi, stavo parlando con mio marito! Le stavo dicendo che scendendo dalla macchina abbiamo sentito un enorme tonfo. Esatto. Come se Charlie fosse volato su dalle scale. No, su, giù dalle scale. Giù dalle scale. Ma sta benissimo e lo chiamerà domattina. Sta benissimo e lo chiamerà domattina. La chiamerà domattina. Lei chiamerà domattina. Mi dispiace molto averlo disturbato. Ma sta benissimo, Ma sta benissimo. Tanti saluti, ringrazia. Vai. Ma non a me, ringrazia lui. Grazie, le salutano, no? Grazie, dottore, grazie molte. Cosa? Siamo alle vertigini? No, niente vertigini! No, niente vertigini! Come? Li muove gli arti? Oh, sì, muove tutti gli arti! Taglia corto! Ma il dottore l'ha tirato fuori dal fantasma dell'opera. Dottore, muove gli arti, che è una bellezza. Come? Se ha difficoltà nel parlare? Ken, ha difficoltà nel parlare? No, nessuna difficoltà nel parlare! Ma questa è la voce che finirà per sentirti! No, dottore, nessuna difficoltà nel parlare! Io devo tornare da Charlie! Ronzio nelle orecchie? Ken, ronzio nelle orecchie? No, nessun ronzio nelle orecchie! Sì, un po' di ronzio, ma molto poco, Ma come? Ti ho detto di dirgli che non aveva ronzio! Ma con un po' di ronzio sembrerà più credibile! Oh, Gesù! Dottore, sì. Sua moglie Mira? Oh, certo, è qui. No, non digli che qua assolutamente non deve saperlo, vorrà parlare con lei. No, dottore, non c'è. Non c'è. È appena uscita, tornerà a momenti. È appena tornata, uscirà a momenti. No. Sì, le dirò di chiamarla domattina. Il suo numero di casa, sì, me lo dia. No, lascia perdere, il numero è sull'agenda di sopra. Ah, no, dottore, guardi, l'ho appena trovata, Grazie mille, buon divertimento. Ah, dottore, lo sa che anche io e mio marito siamo andati a vedere il fantasma dell'opera? Oh, ma ci è piaciuto tantissimo, soprattutto il secondo atto. Devi commentare tutto lo spettacolo, tesoro. Mi scusi, dottore, Charlie mi sta chiamando. Credo che sia molto meglio. Sì, grazie, arrivederci. E si chiamano, tu non rispondere. E allora perché mi hai detto di rispondere prima? Oh, perché prima pensavo che lui si fosse sparato nella testa, non nel lobo dell'orecchio. E adesso ti prego, calmati, versami la doppia vodka. Guarda che se annega, la prossima volta lo chiamo.
Dio, e adesso chi sarà? Ma che pensavo di fosse qualcuno? Deve essere Lenny o Harry, dai, apriamo. Le mani le asce, ci apri. No, no, tesoro, io devo andare a aiutare Charlie a medicargli la ferita. Non puoi inventarti tu qualcosa, 5 minuti, il tempo che io riesca a risolvere la faccenda. Ma certo, i suoi migliori amici vengono a festeggiare il loro 10° anniversario di matrimonio con la fiera, non c'è? Charlie si sparò nell'orecchio e io dovrei fare conversazione con gli invitati. Ma un tentativo di suicidio è un crimine, per non parlare dello scandalo. Io ti ricordo che Charlie è il mio migliore amico, ed è anche mio cliente, ed è anche il vice sindaco di New York, ma tu immagini lo scandalo. Merda, lascia risuonare, se ne torna la casa. Non ti lasci sempre tutto da capo. No, perché la musica iniziale era bella. Ciao, non farei quello. Da mangiare? E Mira, cosa dovrei fare nell'attesa del suo ritorno? Ma sì, ma dammi la pistola di Charlie, organizzeremo una bella roulette russa. Ah, senti, datti una calmata, ma poi sei avvocato anche tu, no? E allora inventati qualcosa. Un contratto, un bel contratto petrolifero, questo sì che lo so fare. Calmati, torno su. E Lenny? È in macchina, abbiamo avuto un incidente. La BMW nuova di zecca, 2 giorni di vita, la portiera sventrata. Ma non dire niente a Charlie, Mira, non vorrei rovinargli la festa. Ma mio zio, sei ferita? Il labbro mi si sta gonfiando. Oh mio Dio, ma sembra un suonatore di tromba. Ma Lenny dov'è? Sta arrivando, lui ha avuto un colpo di frusta. Oh signore, ma posso fare qualcosa? Non dire niente, Mira, questa festa significa tanto per lei. Salve Charlie, salve Mira, siamo qui ragazzi. Lenny, sono di studi sopra. Ti ha detto che cosa è successo? Sì. Uno stupido bastardo è uscito come un missile dal suo garage. La fiancata della mia macchina ora ha 4 sportelli. Ma il tuo collo come sta? È stato come una frustata, mi sembrava di essere un mulo alla guida di un treno. Vuoi bere qualcosa? Non credo di riuscire ad ingoiarla da dietro le spalle, semmai un po' di ghiaccio in una salvietta, grazie. Ghiaccio? Ah, dimenticavo, questo è il loro regalo, bicchieri di Murano. Se qualcun altro gli regala un barattolo di colla, sarà un bel regalo. Prova da perderci un pezzo di lingua. Una macchina nuova di zecca, mai lucidata e toccata da nessuno. Lucidata dalle vergini di Monaco e adesso sembra un residuato di guerra. Pronto? Sì. Parla Leonard Gant. C'è il dottor Max? Il dottor Max? Sì, è urgente, ho un colpo di frusta. Come? E sai in quale teatro? No, ma io fumo, cazzo, io fumo! È importante, ma proprio non può. D'accordo, sono al... Oh, 5, 4, 3, 2, 1, 28. Grazie infinite. Ah, io ho bisogno di mandare giù qualcosa. Ma non c'è niente da mangiare, un tramezzino, qualcosa. Io veramente non vedo nulla. Ma, la porca, ma è ciulì. Di solito fa dei tramezzini favolosi, non la vedo. Ma Giulì, ma credo che questa sia la sua settimana di riposo. Proprio la settimana della festa dell'anniversario. Sì, è dovuta tornare in Cina, sua madre stava veramente male. Posso solo guardare in alto. Spero che a questa festa vengano soltanto persone alte. Dov'è Ken? Ken, in bagno. E Charlie e Mira? Charlie e Mira si stanno ancora vestendo. Come? Non sono ancora pronti. Noi abbiamo appena avuto un incidente ad auto, eppure siamo puntuali. Comincia a piacermi questo labbro. Quasi quasi io mi farei gonfiare anche quello inferiore. Neanche delle noccioline o dei salatini? Oggi non ho neppure fatto colazione. 3 maledetti colloqui con gli ispettori tributari e per di più a stomaco vuoto. Claire, per cortesia, prendimi una Coca-Cola e qualcosa da mettere sotto i denti. Ma dove vai? In bagno, oggi non sono riuscito neppure a far la pipì. Ma c'è un bagno degli ospiti qua giù. Ma non c'è dentro Ken? No, Ken è nella camera degli ospiti di sopra. E come mai non ha usato questo? E ha detto che gli scappava ed è corso di sopra. Se aveva così tanta urgenza, quello di sotto era più vicino. Ma sai com'è? Quando gli scappa non riesce a smettere di correre. Sì, ma qui la corsa è più breve. Kenny, non siamo mica alle Olimpipì. Vai in bagno e la facciamo finita. Sì, d'accordo, mi bagni? D'accordo, va bene, sentiamo il dottor Marx e esco subito. Claire, ti devo dire una cosa. Cosa succede? Hai ripreso a fumare? No, non lo so. Hai ripreso bene? Oh mio Dio. C'è qualcosa che non...
che cosa sta succedendo. Sì, ok. Allora, io e Ken siamo arrivati 10 minuti fa e scendendo dalla macchina abbiamo improvvisamente sentito un'enorme... Salve, Claire! Niente, non abbiamo sentito niente. Hai visto? È in splendida forma, Claire. Sì, bellissimo! Ma questo non è l'abito che porta in tutta la paralisi cerebrale? No, questo lo metto per il ballo dello stuporosi. Ciao, Ken! Ciao! Dov'è Nelly? Nelly è in bagno, ma Charlie e Mira dove sono? Charlie e Mira stanno ancora vestendosi? Ah, sì, si stanno ancora vestendosi. E allora, com'è andata quella macchina? La mia Vulci. Lei me l'aspettava questa settimana, allora com'è andata? Siamo arrivati con questa. Come va? Meglio che lo chiedi a Lenny, guidava lui. Piuttosto, tu hai finito con il bagno, perché avrei bisogno di andare... No, guarda, c'è dietro la camera di servizio, ce n'è uno. C'è dentro Mira. Io detesto usare il bagno della servitù. Sono gli unici che non puliscono. Piuttosto, vado in cucina per vedere se c'è qualcosa da mangiare per Lenny. Certo. Sì, certo. E tu, vieni su, presto, muoviti, dai! Allora, che cosa ti hai detto? Non me lo ricordo. Ma come non ti ricordi? Ma sì, parlavo talmente forte che tu riuscivi a seguirmi. Ma che domande ti hanno fatto? Tutte quelle che non avrei voluto sentire dire. Guarda che loro non sono stupidi, forse noi sì, ma loro no. Senti, cerca di darti una calmata, Ma perché non gli diciamo la verità? Tanto finiranno per scoprirla comunque. Ma perché non la so ancora la verità? Charlie dentro che sta sbiascicando come un bambino. Adesso ti prego, vai da lui, vuole vederti. Per cosa? Ma come per cosa? Piange, non riesco a farlo smettere. Io sono suo avvocato, posso ragionare con lui, ma mica posso consolarlo. Ha bisogno di una donna. Di una donna e per cosa? Ma te l'ho detto, per piangere. Fai di mettere la sua testa sulla tua spalla, 5 minuti, il tempo che io risolva la situazione, qualcosa. Speriamo che abbia smesso di sanguinare, perché quest'abito mi ha costato $1,200. Sì, sì. Oh, ciao Len, ciao! Ciao Ken, come stai? Hai saputo dalla mia BMW? Certo, hai una macchina che è uno schianto. Ma dove vai? Mi fanno in bagno. Dai, non ci sei appena stato? Sì, ma non abbastanza. Mettiti comodo, È tutto molto strano. Cos'hai trovato? La cucina è piena di liberi, ma non c'è niente di preparato. C'è dell'oca, dell'aresta di maiale, del tacchino affumicato, c'è una casseruola piena d'acqua ma senza pasta. Poi c'è il... Non ti sembra strano? Sì, ho notato molto. Hai qualcosa di tagliente o qualcosa del genere oltre un'alimenta per le unghie? Crista, avevi iniziato a dirmi qualcosa, ma poi ci hai pensato. La portiera della mia macchina si è aperta come carta velina, ma questo sacchetto è duro come l'acciaio. Aveva le mani ghiacciate e non riusciva a guardarmi in faccia. Ti rendi conto che se questi sacchetti li facessero facili da aprire nessuno morirebbe di fame al giorno d'oggi? Fanculo. Ma non hai notato niente di strano? Sì, qualcosa ho notato. Ho notato gli asciugamani in bagno ben ordinati sul lavabo e non ben ordinati invece sul portasciugamani. Ho notato che è rimasto un rotolo di carta igienica, ma mi sembra più una sciatteria, ma non uno scandalo. Io non escluderei che si possa trattare di uno scandalo, sai? Credi che non sappia di cosa stai parlando? Sento anch'io quello che si dice in giro. Chiacchiere, pettegolezzi. Non voglio sentire sciocchezze, intesi? Lui è mio amico, e lei è la moglie del mio miglior amico. D'accordo, lasciamo perdere. Ehi, vieni qui. Perché? Lo sai che io non do retta alle cattiverie e alla maldicenza sui miei amici. Lì potrebbero sentirci, è meglio qui. Non mi piace. E che cos'è che non ti piace? Quello che ho sentito dire. E che cosa hai sentito dire? Ma vai a abbassare la voce. Ma perché? Non mi ha detto ancora niente. E d'accordo, girano delle voci su... porto dall'altra parte perché non riesco a guardarti. Girano delle voci su Charlie e Mira, soltanto che non me ne parlano perché sanno che non ci crederei. Io sì, parla chiaro. E d'accordo, la tua amica Mira ha una cosuccia. Che genere di cosuccia? Devo dirlo proprio papale papale. Un affaruccio, un uomo, un tizio, un giovane, una relazione. Fa qualcosa con qualcuno di nascosto da qualche parte ma non con Charlie. Ma che ne sai? Sono solo pettegolezzi. O l'hai mica visto con i tuoi occhi? Ma certo che non l'ho visto con i miei occhi. Pretendevi che mi invitassero ad assistere? Sei di un'ingenuità incredibile, lei. Mira non ha niente con nessuno. E il tuo amico Charlie, piuttosto, che fa collezione di conti dei motel. Il mio amico Charlie?
Ma figurati, non guarderebbe mai quella donna. Forse non la guarda, ma di certo se l'è fatta. Parla piano! Come l'hai saputo? L'ho saputo al circolo del tennis. Il nostro circolo? Non è mica un tempio sacro, la gente chiacchiera lì. Che manica di ipocriti, stanno lì a parlare vera e intanto distruggono la vita delle persone. Pettegoli! Chi te l'ha detto? Non te lo dico. Dai, chi te l'ha detto? Carol Newman. Carol Newman? La detesto quella donna. Ha una bocca così larga che potrebbe ingoiare un'intera scatola di palle da tennis. Salve ragazzi! È arrivato qualcun altro? No, non mi sembra. C'è qualcosa che non va, Ken. Perché? Ti sembra che ci sia qualcosa che non vada? Beh, a dir la verità sì. Ecco, insomma, che cazzo succede? Non siamo mica deficienti, Ken. Non trattarci da stupidi. Che cosa sta succedendo? Ecco, Ken, siediti. Cioè, Lenny, siediti. E anche tu, Claire. Io sono già seduta. E va bene, tanto non posso più nasconderlo. Allora, ragazzi, abbiamo un problema. Che ti dicevo? L'avevamo capito. E come avete fatto a capirlo? Allora, Lenny ha visto gli asciugamani ammonticchiati sul lavandino e io ho visto una casseruola piena di pasta senza acqua. Beh, Ken, coraggio, parla. Ecco, parla. Vedete, Charlie, il nostro amico Charlie. Sì. Ecco, Charlie si è sparato. Cosa? Sparato! Oh mio Dio! Dio santo! Ma non ci posso credere! Non riesco a respirare! No, tranquilli, sta bene, non è morto. No, è vivo, sta bene. Dio sia ringraziato, è vivo. Ma dove si è sparato? In testa. E dove è finita la pallottola? Gli ha trapassato il lobo dell'orecchio sinistro, non è nulla di grave, una ferita superficiale. No, ma il lobo dell'orecchio non fa male. Io ho i fori a entrambi i lobi e non ho sentito nessun rumore. E lo sentivo, che la verità parla, è stata lei, vero? Ma Mira, chi altro se no? Mira? Ma perché Mira avrebbe dovuto sparare a Charlie? Ma come, non hai sentito niente? No, che cosa? Charlie ha preso una sbandata per qualcuna. Ma non è una sbandata, e poi che ne sei tu di sbandate, dai? È una relazione, è una semplice relazione. E chi te l'ha detto? Questo nessuno me l'ha detto. Quello che so piuttosto è che Mira ha una relazione. E con chi? Ah, ti piacerebbe sapere, un tizio, un uomo, un giovanotto, ma che cazzo ne so, dai! Quello che ho sentito dire io, invece, è che Charlie che ha una relazione. E chi te l'ha detto? Una stronza! Una certa Carol Newman del circolo del tennis. Ma secondo me è Charlie che ha una relazione, se Mira è stata tanto isterica da sparargli un colpo. Ma non è stata Mira a sparare, è stato Charlie a premere il grilletto, è stato un tentativo di suicidio. Suicidio? Non dirmi, Charlie! No! No! Charlie, no! Ma tranquilli, stia abbastanza spiacevole così, sta bene, lui sta bene, ve l'ho detto. E Mira come l'ha presa, sarà sconvolta allora. Mira, poi devo salire a te. No, non andare, è inutile, tanto lei se n'è andata. Come se n'è andata? Charlie si spara un colpo in testa e Mira se ne va. Cioè, lo pianta in asso proprio adesso che lei è lassù con una pallottola conficcata nell'orecchio? Ma volete ascoltarmi? Non è nell'orecchio, gli ha trapassato il lobo dell'orecchio sinistro! È una cosa completamente diversa. Forse lei non c'era neanche quando è successo. Quando Chris e io siamo arrivati in macchina, abbiamo sentito il colpo di pistola, allora ci siamo fermati. Io ho cercato di entrare, ma la porta d'ingresso era chiusa dall'interno. E allora sono corso dietro e per entrare ho rotto il vetro della finestra della cucina. Ma io l'ho visto, ma io pensavo fosse stata mai Giulia a rompere il vetro. E allora Mira l'avrebbe licenziata? Allora non sapevo che Mai Chuli era incinta dalla madre ammalata. Senti, non parlare per il momento, lascia che parli a me, ok? Esatto. Tu siediti, ascolta e basta, dai. Allora, Ken, parliamo tra uomini. Così hai rotto il vetro? Te l'ho detto. Sei entrato? Sei salito di sopra? Sì. Stava per terra? Sì, lui era sdraiato sul letto, era semintontito, la televisione era accesa e sul comodino c'era una boccetta di Valium, era semivuota, quindi ho pensato che lui avesse preso un paio di gocce per addormentarsi.
e ho pensato, magari mentre si stava addormentando, ha preso la pistola, ha sbagliato e si è ferito al lobo dell'orecchio. Dio mio, ma doveva essere proprio disperato. Certo. Hai notato se aveva altre ferite su quel corpo? No, no, cioè, l'ho ribottato 2 o 3 volte, ma aveva solo sangue che gli usciva dal lobo dell'orecchio. Ma hai una macchia di sangue sulla camicia? Dove? È sotto il secondo bottone, non si vede? Oh, cioè, cazzo, non va via, giusto? Di questo che ti preoccupi? Di una macchia sulla camicia buona? No, a me non interessa proprio assolutamente nulla della macchia sulla camicia buona. Voglio solo impedire che il nostro amico Charlie passi per un tentato suicida. E non voglio raccontare ai nostri amici quando arriveranno perché ha una macchia di sangue sulla camicia. Ti ha detto niente? Ti ha detto perché l'ha fatto? Ma te l'ho detto che era semi-intontito. Ha lasciato un biglietto o qualcosa del genere? Sì, un biglietto ce l'aveva, ma non ho fatto in tempo a prenderlo perché lui l'ha preso, l'ha strappato, l'ha buttato nel gabinetto e ha tirato lo sciacquone. E immagino che tu abbia chiamato la polizia. Ah no, la polizia non l'ho chiamata. D'altra parte non si era fatto praticamente nulla, abbiamo chiamato solo suo dottore. Ma dobbiamo chiamare la polizia, vuol dire prima pagina sul New York Times, il vice sindaco di New York, fotografie di Gianni con la giacca sulla testa. Appunto! E per questo io lo scandalo non lo voglio, io la polizia non la chiamo, a meno che non sia costretta a farlo. D'altra parte, io non capisco perché tu sia così nervoso. Non è che per caso nascondi qualcosa che il fisco non dovrebbe sapere? Ehi, tu mi stai accusando di nascondere qualcosa? Ma se sono io che voglio chiamare la polizia, forse sei tu che hai qualcosa da nascondere. D'altronde hai esteso i suoi contratti, hai esteso addirittura il suo testamento. O forse Charlie sta aiutando qualche contraente a trasformare il Bronx in un'area di parcheggio. Ma che cazzo ne so? Ma forse tu lo sai! Ma io... tu stai cercando di accusare me, Charlie, di corruzione. Stai attenta a quello che dici, sai? Arrivo la polizia, lo faccio io! Ah, no, caro! Tu non chiami proprio nessuno, sai? No, tu non mi dirai cosa non devo fare! Ragazzi, sta arrivando una macchina! Ma forse non è stato un tentativo di suicidio. Forse, che ne so, c'era un aduncolo in giardino, allora Charlie ha preso la pistola, ha sparato e inavvertitamente si è fatto del male. Sì, allora perché Mira non c'era? Gli avrà detto di proteggersi. È un lavoro familiare. Gli avrà detto di andare a nascondersi dai vicini. Ragazzi, sono Harry e Cocca. E allora perché lei non ha chiamato dalla casa dei vicini? Harry e Cocca! Perché non l'avete detto prima? Perché voi non mi ascoltate. Ken, Mira ed io non riusciamo a tirare sulla lampo. Oh, lascia stare, tanto sanno tutto. La lampo di Mira? Sappiamo che Mira non c'è. Ce l'ha detto Ken. Len, stanno guardando la nostra BMW. Gli hai detto che Charlie si è tagliato l'orecchio facendosi la barba? Oh, sanno tutto, sanno dello sparo, sanno della pallottola, sanno del biglietto, tutto. Ma perché non mi hai detto che gliel'hai detto? Mi prenderanno per un idiota. Come sta Charlie? Oh, Charlie si è addormentato, ha bruciato il cuscino col pollice in bocca. Vengono verso casa. E allora che facciamo? E riusciamo a non dirgli niente. Come non dirgli niente? Harry è l'analista di Charlie. E quello che si dice al proprio analista rimane confidenziale. E allora che cosa si è deciso di fare? Non si è deciso nulla ancora. Allora, o vi decidete, perché qua tra poco suoneranno il campanello. Va bene, dovremo fidarci di loro. Sì, bravo, allora noi glielo diciamo, poi Charlie si sveglia e gli racconta che ne so, aveva messo la pistola sull'armadio ed è partito un colpo accidentalmente e siamo nelle grane. Allora è meglio non dirglielo. Allora. Al diavolo, apri la porta. No, chiudi! Non mi fido di Cocca, poi apre la bocca e le dà fiato! Non diciamoglielo, ma apri! Buonasera! No, chiudi la porta! Devi sentire pettegolezzi che mi riporta mia figlia! Chris ha ragione, meglio non diglielo! Claire, vai a aprire la porta! Buonasera! No, chiudi! Chris, servici da bere, dai! Facciamo finta di divertirci! Ma allora, non diciamo a Verde e non a Cocca? Non diciamo niente a nessuno dei due, ma stai ad ascoltare quando si parla. No, allora, aspetta, Claire, non andare. Facciamo che tu non apri finché io non sono salito. E io cerco di svegliare il bello addormentato, se magari lui appunto si sveglia. Magari riesce a raccontarci come sono andate le cose, Ken, ho nascosto il palio, l'ho messo dentro la cassetta dei medicinali. Ah, ottimo nascondiglio, tesoro. E così il principe Ciccione di Sanremuccio. Siamo pronti? Sì, pronti. Buonasera! Harry, Cocca, ben arrivati! Ma lei, di parola mia, avresti dovuto fare la storia, sembra più divertente! Ragazzi, ci sono Harry e Cocca! Ciao Harry, ciao Cocca! Ciao Cocca, ciao Harry! Ciao Chris, ciao Harry! Continua a raccontare! Non lo so! Il principe e il ciccione erano caduti da cavallo e non riuscivano più a trovare il loro kit e casco! Ma abbiamo perso molto! Dovresti farti raccontare la
barzelletta del cavallo da Lenny. Senti come ritrisce. Andiamo in via da ridere. Oh, ma come siete tutti eleganti. Ma dove sono Charlie e Mia? È cocca, il tuo vestito è uno schiavo. Sei sempre così originale. Ma dove li vai a trovare questi vestiti? Oh, oddio, avrà 60 anni. Era di mia nonna, lo portò dalla Russia. Ma è quello che indossavi a giugno per la distrofia muscolare? No, in agosto, per la festa dell'Alzheimer. Ah, ma dove sono Charlie e Mira? Cocca, a proposito, ma che bel cuscino. È il regalo per Charlie e Mira? No, è per la mia schiena. Oh, guarda, mi si è bloccata di nuovo mentre mi vestivo. Oh, stai bene, amore? Com'è che ti saluto? Povera, sempre le prese con la tua schiena. Deve essere veramente doloroso. No, no, guarda, faccio tutto, tranne che sedermi e alzarmi. Lenny, qual è la tua vera? Sì, uno stupido è uscito dal suo garage e mi ha fatto tutta la fiancata. Non puoi immaginare che colpo di frusta mi son preso. So cosa vuol dire, è atroce. La mia migliore amica ne soffre da 6 anni. Oh, bello. Chi l'ha portato? Oddio, ho fatto qualcosa? Bicchieri di cristallo, Murano! Oh, Claire, Lenny, quanto mi dispiace! È stata una disgrazia, tesoro! Oh, lo ricompreremo una cornice! Se proprio ci tieni, fai un po' come ti pare! Volete bere qualcosa? Io sono proprio vicino al bar! Sei io! Tutti pronti a servirmi da bere, ma che gentili! Io credo che dai un babbo! Babbo? Ma dov'è Ken? Ken è con Charlie. Mira? Mira è con Ken. Si stanno abbottonando. Oddio, la fitta! Passato, sto bene. Mi fanno un prende, vai niente. Vai bene, vicino. Sto bene, piccione. Sentite, perché non ce ne andiamo di fuori? È una così bella serata. Ok, allora ragazzi, che cosa c'è sotto? Ma cosa intendi dire? Credete che non mi sia accorto che vi comportate tutti in modo molto strano. Dalle persone fanno gara per servirmi da bere, Calis vuole farmi sentire la barzelletta, Lenny vuole che usciamo. No, vi conosco, c'è qualcosa sotto, Che cosa avete architettato? Una danzatrice del ventre? Un buon stigiatore nudo, Cosa avete pensato? Ernie, sei veramente un fenomeno. Qualcuno dovrà dirglielo. Dirgli cosa? La sorpresa sulla festa. Oh, ma quale sorpresa? Guarda, si tratta di una trovata ingegnosissima. Sì. Vero, Claire? Sei fantastica. Diglielo. Diglielo tu, lo dici meglio. Oh, scusate, devo sedermi sul divano. Ti aiuto. Ho bisogno del mio cuscino. Ecco. Stai bene, Pulcino. Sto bene, Pulcino. Allora, quale sarebbe questa grande sorpresa? Charlie e Mira hanno deciso, visto che dovevano arrivare i loro più cari amici per festeggiare il 10° anniversario di matrimonio, di non avere persone di servizio. Oh! Né Mai Chuli, né nessun altro. Non è magnifico? E che cosa c'è di così magnifico? Ma come? Niente se tu, noi soli. ma è bellissimo, come ai vecchi tempi. Come agli inizi, prima che diventassimo ricchi, prima del successo, sono stati i momenti più belli della nostra vita. Non è vero? Veramente i più belli sono questi. Sono i più facili, ma non i migliori. Perché? Più facili non è lo stesso che migliore? No. Sono tutti più avidi, più pigri, più egoisti. Nessuno vuole più lavorare. Io lavoro 14 ore al giorno, lavoro anche sabato. La sera però mi piace anche riposarmi, Sentite, per me non è certo un problema, mi diverte fare qualcosa. Servire poi non è così difficile, purché non si debba anche cucinare. In realtà dovremmo anche cucinare. Ma come? Non c'è niente di brutto. Sono le 9:20 e io ho un problema di gastrite. Non posso mangiare dopo le 10. E allora mettiamo tutti gli orologi indietro di un'ora. Insomma, che cosa cuciniamo? Che cosa facciamo? Allora, facciamo ognuno qualcosa, tranne Charlie e Mira. Io e Claire gli abbiamo detto di rimanere di sopra, riposarsi, mentre voi preparate.
parliamo, li chiameremo quando tutto sarà pronto. E allora che cosa cuciniamo? Allora, c'è dell'oca, dell'aresta di maiale, del tacchino affumicato e anche un po' di pasta, sì. Oca, aresta di maiale, veramente dopo quello schiadone. No, Danny, non siamo venuti per vivere più a lungo. Ma pensa a godertela. Sentite, stavo pensando, se non siete d'accordo, perché noi facciamo una bella sorpresa? Li portiamo tutti da Adriano a mangiare i ravioli! Sì, dai! No. Lasciamo un biglietto in modo tale che poi ci facciamo là. No, non voglio che diate la colpa a noi. Noi non veniamo. Cucinerò tutto io e Danny servirà. Ma certo! Ok, dai Danny, diamoci da fare. Ok, andiamo. Che diavolo è stato? Non è successo niente! Tutto a posto! Tutto sotto controllo! Ciao, ciao Ernie! Ciao Cocca! Chris, tesoro, potresti venire su un attimo? Sì, vengo subito! Scusate, aborro queste situazioni! Sbaglio o è stato uno sbaglio? No, era lo scoppiettio di un tubo di scappamento della marmitta di una macchina. Nella camera da letto di Charlie! Ernie, per favore vai su a vedere. Ma no, ci sono già Ken, Chris, Charlie e Mira. Ma se fosse stato davvero uno sparo, vai, ti prego, Ernie, vai su a vedere. E va bene, so benissimo cos'è stato. Era un palloncino. Oggi è tutto il giorno che gonfiano palloncini per la festa. Ma che razza di pallonea, è il dirigibile della Gudia? Io... No, e la cena chi la prepara? Dai, voi due datevi da fare. Mira sarà... avrà fame. Beh, tu vai e metti un po' di musica. Io torno subito. Dove vai? Ad aiutare a gonfiare i palloncini. Eppure mi sembra la parola di uno spazio. Dai, Ernie, andiamo in cucina, su. Dai pure, amore, posso fare da sola, eh. Ah, sti uomini. Ma cos'è successo di sopra? Charlie, sta bene? Sì, sta dormendo. Ken stava nascondendo la pistola nell'armadio, inciampato nelle pantofole di Charlie, è partito un colpo vicino alla testa e non ci sente più né da un orecchio dall'altro. Ken o Charlie? Ken, Charlie è sotto l'effetto del Valium. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, mi sta venendo l'acne giovanile. Hai sentito? Ken è sotto. Ma io non capisco perché dobbiamo continuare a proteggere Charlie e Mira. Ken è diventato sordo, lei mi ha torcicollo. Tocca Camilla come una giraffa e io sono distrutta. E per che cosa? Un altro sparo e tutti verranno a saperlo comunque. Ecco. E adesso chi sta arrivando? Ma sarà Mira che ritorna. Ma Mira guida una Porsche, questa è un Audi, ne sono sicuro. Ma allora chiedilo a Ken, lui lo saprà senz'altro. Al momento Ken si limita a leggere il labiale, non credo che capisca Audi. Cocca avrà fatto saltare il microonde. Chris, vai a vedere che cosa è successo. Tu, Claire, vai alla finestra a vedere chi sta arrivando. Io torno, vado a vedere che come se la passino Charlie e Ken. Yuhuu! Mi sembra di essere a Fort Hamo! Accidenti, mi sono voluto dalle dita! Scappare la casa di Cotta! Ovviamente se vengo ne scotta! Ciò che ha passato cadere dal serpiente del ghiaccio contro la stufa, la piastra bollente, le stava finendo addosso, non è glielo che ha fatto al volo, l'ho buttata sul tavolo, ma non con la garrafa dell'acqua, adesso di vetro, ha tagliato e ha dato il formaggio, le sale di pizza, inquinato le non so cosa! Allora l'ho fatto sulla piatti, l'ho legata al polso, l'ho appoggiata la contro la credenza, e adesso mi servono delle vende per i colacci, degli unguenti per le mie dita, non ho mai visto tanti disgrazie succedersi così rapidamente! Non riesco a capire. Non riesco a credere che soffra così tanto e faccia un discorso così lungo, senza neppure saltare una parola. Ernie, non stare lì impalato. Vai a prendere le bene. Tu sei quello più vicino. Ernie, arrivo, torno subito. Scusami, Claire, avevi chiesto da bene? Sì, ma lascia perdere, hai altro a cui pensare. Giusto. Questa serata mi ricorda Apocalisse Now. Non voglio neanche sapere chi è. Sono Glenn e Cassie Cooper! Glenn e Cassie Cooper insieme? Almeno stanno camminando insieme. Ho sentito dire che avevano dei problemi. Non di deambulazione. Ma lo sai che Glenn è candidato regionale al Senato? E con questo? Ma come?
basta che entri qui e venga coinvolto in un tentativo di suicidio, puoi dire addio alla sua campagna elettorale. Ma no, vedrai che Ken si inventerà qualcosa prima che suoni il campanello di nuovo. Speriamo. Sarà una campagna elettorale niente male. Senti, io devo andare in bagno, tu apri la porta. Guarda, non posso perché io devo andare in bagno da quando sono entrata. Devi andare in bagno anche tu? Non immagini quanto. Allora andiamo, al diavolo, il bagno l'ha appena tornato la porta. Lea, Chris, nessuno va ad aprire? Dici a me? No, Ken, rimettiti un asciugamano sulla testa. È bella festa. Claire, Chris, dove siete? Oh merda, ne ho abbastanza. Lenny, non lo vedete? Potrei bere qualcosa, per favore, un doppio scotch. Hai visto? Siamo in anticipo. Cos'è fino? Acqua gasata, con limone senza ghiaccio. Certo, certo. Ma credo che non ci conosciamo. Sono Henry Cusack. Salve. Oh, scusate le mani, ho avuto un piccolo infortunio in piscina. Oh, mi dispiace. Beh, onestamente, volentieri a salvo chiacchierando con voi. Ma c'è mia moglie che ha del sangue in cucina. Alla porta in soggiorno. Cocca! Cocca lo dica a sua moglie. Appunto, Cocca è il nome di mia moglie. È una cosa dell'acqua salotta, gli ha fatto un braccio. Io invece mi sono bruciato le dita. Un peccato, poverina. Oh, ma non c'è da preoccuparsi. Tra poco succederà. Beh, allora, lieto di aver fatto la vostra conoscenza. Come ha messo? Deve aver preso il posto della ragazza cinese. Come si chiama? Mai Chu Li, Mai Chu La. Come sto? Sei splendida. Mi sento così in disordine. Oh no, sei meravigliosa. I capelli mi stanno male, vero? Non è vero. Ho visto che me li guardavi in macchina. No, non è vero. Allora cosa guardavi? Beh, la strada, immagino. Oh, non sopporto quando menti. Però io ti assicuro che è la verità. A volte è così difficile farti piacere. Ma perché, scusa, che cosa ho detto? È quello che non dici che mi fa impazzire. Come può far impazzire se non lo dico? Non lo so, mi guardi in un modo. Io non ti ho guardato affatto. Oh, non fai che guardarmi. Ma perché tu mi chiedi sempre di guardarti? Ah, sì, sarebbe bello se non dovessi chiedertelo. Non ho mai un sostegno morale da te. Tu hai tutto il tempo del mondo per tutto e per tutti gli altri, mentre io devo sempre elemosinare la tua attenzione quando entro in una stanza. Che sì, ti prego, non ricominciare, siamo già arrivati con 45 minuti di ritardo, non voglio rovinare la serata a Charlie e a Mira. Siamo arrivati con 45 minuti di ritardo perché ho dovuto vedere la tua testa muoversi dall'alto verso il basso anziché da destra verso sinistra. Ho dovuto provare 10 vestiti. Io non ho fiattato su nessuno dei vestiti che hai indossato. Oddio, che banalità questa conversazione. Sembriamo una di quelle coppie del cazzo che si vedono in TV. Oh! Ora ci diamo anche al turpiloquio. No, nessun turpiloquio, signor Perfezione. Dio me ne guardi. Se dessi il minimo segno di umana imperfezione, mi sveglierei con le carte del divorzio in mano. Ma che cos'è questa storia del divorzio che tiri fuori da un po' di tempo in qua? Ma come ti viene in mente? Io alle volte non ti guardo perché ho paura che a te non piace il modo in cui io ti guardo. Glenn, davvero non lo so cosa vuoi da me. Non lo so! Non voglio niente da te! Cioè vorrei... Vorrei che tutto fosse come prima, che diventassimo come siamo. Oh, Dio, certe volte mi opprimi. Voglio tornare a casa. A casa? Ma se siamo appena arrivati, non abbiamo ancora visto nessuno. Non so come farò a arrivare in fondo a questa serata. Tutti sanno come stanno le cose, sono amici tuoi. E tu pretendi che io mi comporti come se niente fosse. E niente, infatti, di che cosa stai parlando? Mi prendi per una stupida? No. Pensi che sia cieca? No. Pensi che non sappia cos'è successo? No, perché infatti tu non lo sai. Bene, allora ti dirò una cosa, Glenn. Ascoltami bene. Vai, ti ascolto. È un anno che so della tua storia con Carol Newman. Strano, perché l'ho conosciuta soltanto 4 mesi fa. E adesso, per favore, vuoi abbassare la voce? Quel cameriere starà ascoltando ogni tua parola. Ma cosa vuoi che me ne freghi di un cameriere di una cuoca sanguinante? I miei amici sanno della tua amichetta.
cosa vuoi che me ne freghi della servitù? È bellotta! Io non ti capisco proprio, Casey. Forse le mie ambizioni politiche ti disturbano, ti senti minacciata perché mi sono candidato per il Senato. Oh, il Senato! Nemmeno dovessimo andare a Washington. Non sei ancora l'uomo d'Italia dell'anno, capisci tesoro? È bellotta! Povero me! Ah, sono la moglie strega che te ne fa vedere di tutti i colori, vero? Bene, ascoltami, signor senatore, tutta la città sa. La gente parla, bello mio, credimi. Che cosa intendi dire? Non avrai raccontato niente a nessuno, no? Ah, è questo che ti preoccupa, eh? La tua reputazione, la tua carriera, il tuo posto nella storia dell'America, eh? Te lo dirò io quello che sarà il tuo posto nella storia dell'America. Un francobollo commemorativo, raffigurante te e la tua bella in un motel. Sei molto eccitata, Casey, questa sera. Hai perso ogni controllo. Hai sfregato di nuovo i tuoi cristalli di quarzo, vero? Io ti avevo detto di buttarli via, quei maledetti cristalli. Sono pericolosi. Sono come cocaina pietrificata. Non tirare fuori i cristalli, non sfregare i cristalli alla festa, che ti fanno perdere il controllo. Mettili via. Non farti vedere dai miei amici. Mettili via. Bene, tu non far vedere ai miei amici quello che sta succedendo. Claire, Casey, mi pareva foste voi. Come state, ragazzi? Sto bene, grazie. Non dicevo a te che sono Glenn e Casey. Stiamo bene, proprio bene, sì. Casey, sei veramente splendida. Dove sono Claire e Chris? È arrivato qualcun altro? Te l'ho detto, sono Glenn e Casey. Dovete scusarlo, e Ken ha preso freddo ed ora non ci sente più nelle orecchie. Chi vi ha aperto? Ci ha aperto il cameriere. C'è un cameriere? Sì. Ed è da solo? No, anche una cuoca con sé. Ma è Giulietti, è ritornata, alleluia. Per poco siamo rimasti senza servitù. Ah, sì? Scusa, dov'è Charlie? È con Mira. E dov'è Mira? È con Charlie. E dove sono Charlie e Mira? Charlie e Mira penso siano in camera loro. Gli è caduto l'asciugamano, Lenny! E ti darò un altro asciugamano, Ken. Scusate, ragazzi, devo prima prendere delle bende. Arrivo subito. Charlie, Mira, posso entrare? Ma certo, caro, vieni pure! Lenny, dove sei andato? Ciao, Ken, ciao! Ma Lenny, sei tu? Ti presento Casey. C'è Lenny? Ho saputo che hai preso freddo a un orecchio. Ti sembro vecchio? Ma gli altri sanno che voi siete qui? Sì, abbiamo visto solo Lenny. Scusate, ma io proprio non vi sento. Un tombino mi è esploso vicino all'orecchio. È terribile. No, dicevo che un tombino mi è esploso vicino all'orecchio, Sì, ho capito, sentito. Ma scusate, io proprio non vi sento. Vado a vedere se Lenny è in camera con Charlie. Ma tra un po' torniamo tutti, Mira, posso entrare? Ma certo, vieni pure! Vengo subito! Dove vai? Vado a sciacquare il mio cristallo, così avrai il tempo di fare una rapida telefonata in mia assenza. C'è qualcuno? Chi è? Sono Casey, chi è? Sono Chris, Casey, arrivo subito! Ciao! Senti un po', c'è un po' di agitazione qui, Chi hai visto? Abbiamo visto Lenny e Ken solo per un secondo, Mai Julie e il cameriere. Hai visto Mai Julie e il cameriere? Sì. Mio Dio, devo esserci stata molto là dentro. C'è qualcuno? Chi è? Sono Casey, chi è? Io sono Claire, un momento solo, Cass. Thank you.
grande mira. Mi aveva lasciata chiusa dall'interno. Ma sai che ci sono mangi lì il cameriere? Non mi dire. Ma invece Harry è cocca? Ma Harry, scusate, ma no, Harry non è il cameriere. Ma allora questa l'abbiamo chiarita. No. Non è il cameriere. Ma io dico, perché stanno tutti su in camera di Charlie? Perché volevano vedere una trasmissione che c'era solo questa sera, giusto? Brava Chris. Bene, adesso inizia a cominciare ad essere una bella festa. Che cosa stavate guardando lassù? Lassù dove? È alla TV. È quello che stavate guardando con Charlie, Ken e Mira. Sì, quella trasmissione, quello show, quel servizio speciale su come si chiama? Hitler. Quel servizio speciale su Hitler. È il decimo anniversario di matrimonio e vi siete messi a guardare un servizio su Hitler. Lo davano in onda soltanto stasera e per di più era anche l'ultima puntata già. La cena è pronta! Doppio scotch! Grazie. Elena, hai trovato le tende? Le ho dimenticate sopra il televisore, le prendo subito, Ernie. Le chiedo scusa, io l'avevo scambiata per il cameriere. Oh, l'avevo immaginato. No, sono un analista. Io ce ne scambi. Io sono Glenn Cooper. E come sta sua moglie? Ma gli spaghetti stanno facendo, ma l'occa è ancora congelata. No, intendevo il braccio. No, non c'è problema, è una donna in gamba. Però forse dovrebbe farsi vedere da un dottore. Charlie ne conosce uno che sta a 10 minuti da qui, il dottor Marx. No, l'abbiamo chiamato, ma è molto impegnato. L'avete chiamato per il palazzo di Cocca? No, per il collo di Lenny. Il collo di Lenny? Sì, e quando ha richiamato gli abbiamo detto dell'orecchio di Ken. Bene, ci abbiamo una bomboletta spadale di crema da barba che è esplosa. No, credevo fosse stato un tombino. Sì, ma la pressione del tombino ha fatto esplodere la bomboletta. Ma se non lo sappiamo. Eccole, verde! C'è un po' di agitazione veramente qui. No, un momento! Io la conosco, lei è Glenn Cooper, il candidato al Senato! Esatto! Ho un'amica che la conosce molto bene! Ah, davvero? Ernie, Cocca sta aspettando le bende, sbrigati! Bene, questa è la carriera della sua moglie. Lieto di aver fatto la sua conoscenza, Glenn. Mi aveva scambiato per gli scavalieri. Ho bisogno di qualcosa di forte. Come vanno le orecchie, Ken? Come vanno? Ecco, un po' più scotch va bene, grazie. Forse Charlie ha qualche compressa per il mal d'orecchio. Hai visto niente nell'armadietto dei medicinali quando sei andato a prendere le bende? No, non ho pensato a guardare. Allora vado su io. No, ora ricordo, ho guardato, non c'erano, avevo dimenticato. C'è un gatto in casa? Un gatto? È sembra un miagolino. È sembra un gatto. È il telefono, Ken. Rispondo io. E io giurerei che c'è un gatto. Adesso l'hai sentito, allora. Pronto? Come? Non capisco. Centralino, non sento. Come? Sono in regione del Venezuela, vogliamo salutare Charlie Mira, parlaci tu! Ci mancava questo! E John, sì, è la cugina di Casey! Sì! Sì, John, aspetta, sì! Vado a chiamarti Casey, sì! Sono sicuro che vorrà salutarla! Casey! Chi è stato? Mi hanno stata la porta! Io! Al telefono c'è tua cugina Joan da Venezuela! Ma mi è spaventata da morire! Mi è caduto il cristallo del vado! Oh, faccio mio! Non ce la faccio! No, non ce la faccio! Senti, pensaci tu, tanto sei sordo che ti verrà in volta! Oh mio Dio, un cristallo! Il mio cristallo! Ma che cristallo? Non statene lì così, idiota! Vai a recuperare il mio cristallo! Che si cerca di darti una calmata! Sì, pronto? Pronto? Vado a chiamare Charlie! No, vado io! Charlie, mira, via! Oh, questa volta è permanente! Pronto, non sento! Pronto!
5 minuti di intervallo. Guarda, guarda. Lasciarla stare adesso. Ecco, brava, lasciatemi stare.
altre volte. Oh, non credo che sia il momento, luogo adatto per aggiustare i gabinetti, tesoro. Nessuno? Nessuno? Che cosa c'è, Ken? Nessuno cosa? Ma nessuno vuole andare a vedere come sta il nostro amico Charlie? C'è uno strano silenzio sopra, non è che magari è morto? Accidenti, Ken ha ragione. Eravamo tutti così occupati a mangiare che ci siamo dimenticati di Charlie. Va bene, vado subito con te. Aspetta. Ci troviamo tutti in una situazione difficile, non solo Charlie. Qui l'avvenire di molti di noi dipende da come riusciamo a gestire questa situazione. Alludi a te? No. Io e Casey siamo stati gli ultimi ad arrivare e sappiamo quello che abbiamo sentito, quello che ci è stato detto e nient'altro. Che cosa c'entriamo noi, scusa? Ernie ed io siamo stati in cucina tutto il tempo. Nessuno ci ha detto niente, mi spiace. Io volevo chiamare la polizia. Ken me lo ha impedito. Non è vero, Claire, che volevo chiamare la polizia? Lenny voleva chiamare la polizia. Cosa volete insinuare? Che la colpa è di Ken? E deve essere punito per questo? No. Io non ho sentito nessuno di niente. No, qui nessuno accusa nessuno di niente. Quello che stiamo cercando di dire è che se la cosa viene a galla, lui logicamente è più il coinvolto. Ecco tutto. Oddio, che manica di cotti, ipocriti! Mi aspettavo qualcosa di più dei suoi amici. Ken è diventato quasi sordo per difendere voi e Charlie. Siete proprio degli ipocriti. Ken, hai sentito? Hai sentito, Glenn? No, aspetta, un momento, credevate che io volessi dare la colpa a Ken? No, assolutamente. È quello che abbiamo pensato. È andata così. Ma nessuno lo dice. Ken, ti prego, sto cercando di aiutarti. Ma perché vuoi aiutare loro? E perché nessuno aiuta il nostro amico Charlie? Oddio! Che succede? Ho perso un orecchino! Ma dove l'hai perduto? Lì intorno, oddio! Lì intorno! Benissimo, sta semplicemente là dentro pensando al modo di vendicarsi di me. Deve averlo trovato. Comitato Democratico per la raccolta dei fondi. C'era una domanda.
piccina, ma molto carina, molto gentile. E siccome io a volte mi sento così un po' sciocca e un po' deludente, ho pensato che volesse abbordare Glenn. E invece no, si sono messi a ballare, appiccicati come la carta da parati appena incollata. D'accordo, Cressy, credo che sia ora d'andare. Voglio dire, lei non è più pericolosa di me. Tu mi trovi pericolosa, Lenny? No, ma fra due minuti lo sarò io. Scusate, devo aver mangiato troppo in fretta. E rispondo io. Pronto? Charlie, come stai? È Charlie, ragazzi. Chi? Come sarebbe chi? È Charlie. È Charlie. È Charlie! Ah, ma perché diavolo non stai attento a quello che si dice qui? Scusate, mi sono lasciato un po' trasportare. Sì, Charlie, siamo tutti qui, Len, Glenn, Ken, Claire, Chris, Cass e Cocca. Ma che strano, tutti i nomi delle donne iniziano con la C. È vero, è tranne Mira. No, il suo secondo nome è Clara. E i nomi degli uomini si assomigliano tutti. Len, Glenn, Ken. È vero, tranne Ernie e Charlie. D'accordo, Charlie, fai pure quello che devi fare, noi saremo qui, ti aspetteremo. Ma è un miracolo! Adesso io sento, le orecchie si sono sturate. È come se avesse avuto una metropolitana dentro. Ah! Adesso ricordo! E che cosa? Il cognome di Ernie è Cusack. Inizia con la C. Tu ti sei ricordato soltanto adesso del cognome di tuo marito? Beh, dunque, il polso è ancora un po' accelerato, ma per il resto va benissimo, mi sento un'altra persona. Vuoi che ti prenda il polso, Glenn? Io sono brava in queste cose. Attenta che si finirai nello stesso posto dove è finito il tuo cristallo. Non minacciarmi, tesoro, altrimenti inizierò a fare i nomi. Io devo restare qui, ma a te io ti metto su un taxi e via! Non preoccuparti, andrò a piedi. A piedi? Sono 22 miglia. Cassy! A piedi! Cassy, aspettami! Aspettami! Mi fa pena, anche perché prima o poi invecchierà e morirà. Zitti, li sento! Chi? Ma loro, sono in giardino, giuro che li sento! Da sordo che era, adesso ha un udito da pastore tedesco. Ha dato un calcio alla macchina con il piede! Ma chi è la BMW? Lei sta parlando di una donna ed è molto eccitata. Ma certo, di una donna. La donna con la quale Glenn ha una relazione. Mira ha trascorso gli ultimi tempi insieme a Glenn 2-3 sere la settimana per la loro campagna elettorale. La sera tardi. Ah, ma è vero. Ma Charlie non è stupido. Ha fatto 2+2. Ha affrontato Mira, lei ha confessato, lui l'ha cacciata fuori casa, ha congedato la servitù e poi è salito al piano di sopra a farsi saltare le cervella. Ma questo non si sa, è una tua versione, è una dichiarazione molto molto pericolosa. Non sei d'accordo con me, Len? No. E perché no? Io non la vedo così. Sentite, qui bisogna venirne a capo. Adesso vado di sopra a sapere come andare. No, aspetta un attimo. Per quanto riguarda la rivolverata, solo Chris e io sappiamo cosa è successo veramente, giusto? Giusto. Lui non mi ha mai fatto vedere nulla. Si è sempre coperto l'orecchio con il cuscino. Ma quindi Charlie non sa nulla che noi sappiamo tutto? Ma questo l'avrà capito, che nessuno di noi ha visto Mira e che non c'era servitù. Eh sì, esatto, ma non sa che voi altri sapete della rivolverata. No, vai più piano perché non riesco a seguire. Vabbè, allora, il punto è che io gli avevo detto che non l'avrei detto a nessuno. Infatti, l'hai detto a tutti. No, bella, io non ho detto a nessuno, l'ho detto solamente a te e a Lenny. È stato Lenny che poi ha aperto la sua bella bocca e l'ha detto a tutti. Allora, diciamo che Lenny l'ha detto a tutti dopo che tu l'avevi già detto a tutti. Vabbè, rallenta di nuovo, tanto non si capisce nulla. Vabbè, insomma, quello che volevo dire è che se
Lui non sa che voi altri sapete che, insomma, che lui si è sparato. Perché dire adesso? Appunto. Capisco quello che vuoi dire. Dobbiamo fare finta, dobbiamo capire se Lenny, se Charlie sta, se non sappiamo che lui ha dato una rivolverata. Quindi, se lui non ci racconta spontaneamente come sono andate le cose, dobbiamo fare finta che non sappiamo niente. E appunto, allora devo essere io ad andare da Charlie. Gli dico che voi tutti siete qua e se poi lui mi chiede sapete tutti quello che è successo? E tu gli dici no. Va bene, e io gli dico di no. E allora lui dopo mi chiede, ma scusa, ma se io non sono sceso, la servitù non c'è e Mira non c'è, che cosa gli hai raccontato? Oh, che sia qualcosa che non va. Ai! Ai, ma che vuol dire ai? Ha vomitato in macchina adesso. No, ha picchiato Glenn, gli sanguina il naso. Ma tacete, tacete, non riesco neanche a sentire i miei pensieri. Allora, dunque stavo dicendo... Ci sono, ho trovato. Ecco che cosa facciamo. Allora, adesso Charlie vado a sapere da Ken che cosa ci ha raccontato. Allora, Ken dice a Charlie di averci raccontato che questa mattina Charlie si è fatto togliere una verruca benigna dall'orecchio. Ma che sta bene. Poi, improvvisamente, nel pomeriggio, la madre di Mira si è rotto un pelo e lei è dovuto portarla all'ospedale. Sarà la notte là. La servitù, pensando che la testa fosse stata annullata, ha lasciato i viveri e se n'è andata a casa. È successo tutto così rapidamente che si sono dimenticati di avvisarci. Così, quando noi siamo arrivati, abbiamo capito la situazione e abbiamo deciso di cucinare da soli. Questo è quanto. Io la storia della madre di Mira che si rompe il femore non l'avrei bevuta. E perché no? Perché è morta 6 anni fa. E allora se l'è rotta Mira, i vicini di casa l'hanno portata all'ospedale. Sì, ma se Charlie si è soltanto fatto togliere una verruca, l'avrebbe potuta portare lui? Non puoi inventarti qualcosa di meglio? Non ci ho provato, ho pensato al femore, alla verruca, alla madre, ma non mi va bene niente. Ah, dai, sentite ragazzi, in tutta questa storia è impossibile, non c'è nulla di plausibile. Ma non ci serve qualcosa di plausibile, quell'uomo in uno stato di shock, di angoscia mentale, di disperazione emotiva. Al momento non gliene frega un cazzo della logica. Fratelli, ti faccio. Siamo nei guai! Oddio! Oddio, siamo nei guai! E che cosa è successo adesso? La polizia! La polizia! La macchina della polizia! Oddio, oddio, che cosa faccio adesso? Ma metti un pezzo di ghiaccio sotto il naso! Bene, ti avevo avvertito! Ti avevo detto di chiamare la polizia, adesso che cosa è successo? È arrivata la polizia! Sì, va bene, ma chi può aver chiamato la polizia? Sarà stata Mira! Oppure Charlie! No. Oppure Cassie, stavate litigando, vero? Ha usato per caso il mio telefono? Ma non per telefonare, per fracassarmelo sul naso! No, ha rotto il telefono nuovo della mia macchina nuova! Chiamatevi, dobbiamo pensare a cosa dire quando entrano qui! Comunque non dobbiamo farli entrare se non hanno mandato in perquisizione! Esatto! Allora facciamo così, tutti noi 8 blocchiamo la porta d'ingresso, loro si stancheranno e poi se ne andranno via! Oh, è una poliziotta! Sta cercando di parlare con Cassie! Ma lei non vuole abbassare il vetro del finestrino? Il mio finestrino! Ma mi riporterò a casa la macchina a pezzettini! Ma perché l'hai lasciata la fuori in macchina? Non è nelle condizioni di rispondere alle domande della polizia! E che cosa dovevo fare? Trascinarla per il giardino tenendola per il collo mentre mi dava il telefono sul naso? Oddio! Ho anche una macchia di sangue qui sulla camicia! E tu saresti candidato per il Senato? Sì! Io non ti candiderei neppure per Ciao Darby! Lenny, smettila! E smettiamola tutti! A casa ho una bambina di 6 anni che si comporta molto meglio di noi! Bene, allora dille di venire qui e di a lei di parlare con la polizia! E senti, bello, stai tranquillo! Ti ricordo che è stata lei a tirare fuori il dottore dal fantasma dell'opera! Perciò? Oh, ragazzi, viene da questa parte! Allora, dobbiamo fare in modo che Charlie e la polizia non si incontrano, cioè dobbiamo fare in modo che la polizia non salga e Charlie non scenda. Prima di tutto niente dichiarazioni false. Dobbiamo attenerci alla legge, questo innanzitutto, d'accordo? Sì, va bene, ok, ma faranno delle domande sugli spari e noi che cosa gli diciamo degli spari? Vi prego, fatemi andare in bagno, mi scappa la capita. Va bene, ci sono, diremo che non abbiamo sentito, non sono spari. Hai intenzione di mentire, quindi. E che fine ha fatto questo innanzitutto? Oh, questa sera non funziona, magari una volta. No, vi prego, lasciatemi andare in bagno, torno subito. Allora, che cosa facciamo, ragazzi? Ecco, circa 6 settimane fa siamo stati invitati a questa festa. Oh, dai, smettila, Lenny, dai, pensiamoci su. Perché non abbiamo sentito gli spari? Perché? Io so. Siamo un gruppo di sordomuti, ci troviamo una volta alla settimana e per quello non abbiamo sentito.
Abbiamo inventato tutto di sana pianta per dar la vera a questo imbranato. Lenny, adesso mi hai stupato proprio, che hai stupato. Oddio, stiamo giocando tutti la carriera! Dobbiamo far entrare, devo fare qualcosa. Clara, apri la porta, dai! Non posso, io devo pensare alla musica! La musica! La musica, sì, certo! Stavamo ascoltando la musica, non abbiamo potuto sentire gli spari! Metti sulla musica, esatto, metti sulla musica! No, aspetta Claire, prima che tu accenda la musica dobbiamo fare qualcosa. Che cosa? Abbiamo bisogno di un Charlie, non si sa mai. E non si sa mai cosa? Nel caso in cui la polizia volesse interrogare Charlie. Che hai ragione, Charlie non è nelle condizioni di raccontare le cose come sono andate. Sì, anche perché nessuno qui sa esattamente come stanno le cose. Sì, è vero, però dobbiamo fare in modo che qualunque versione si dia alla polizia sia tale da non metterci tutti nei guai. No, che ha ragione. Uno di voi tre deve fare la parte di Charlie. Perché tu forse sei partito per la Francia? No, ma parliamoci chiaro, io non ho neanche sentito gli sbagli. Bang, bang! Ma non è illegale sostituirsi a un'altra persona. Sì, ma lo è anche cercare il colpo di un suicidio. Sì, ma qui stiamo parlando di un crimine peggiore. Volete passare 30 anni della vostra vita in abito da sera in un carcere di massima sicurezza? Sentite ragazzi, dunque, siamo tutti nella stessa barca. Facciamo così, venite qua davanti. Allora, tiriamo fuori due dita, un dito. Se tre dita sono uguali e un dito diverso, quello sarà Charlie, ok? Ma chi ti ha generato? Non farlo le ore! Bello, hai un'idea migliore? Dai, avanti, facciamo così, facciamo! Uno, due, tre! Lenny, devo dire Lenny! Lenny, abbiamo tutti i due dita, tu hai un dito solo, fuori! Valle, erano due! Fuori! Erano due! Sono unte col grasso d'oca! Era un dito solo, l'ho visto io, l'ho visto uno! Kelly! Vai su! E non scendere fino a quando non ti chiamiamo! Lei ti chiamo! Ah! Va bene! Vai su lo stesso! Va bene! Dovrete mandare l'esercito per farmi scendere! Claire, metti la musica! Avanti, ragazzi, per adesso formate le coppie! She's got some nice long hair and you know that she's a magic. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boobies all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fucking plastic. Posso sapere che cosa ci farei qui? Chiedo scusa, non volevo forzare la porta. E perché non ha suonato? L'ho fatto 5 volte. 5 volte? Non abbiamo sentito niente. Assolutamente. Probabilmente il volume era troppo alto. Non potevate sentire niente. Ma esatto. Certo, la musica! Così forte! E allora c'è qualche problema, gente? Niente, solo un'indagine di routine. Sono l'agente Welker. Lei è il padrone di casa. Che io? No, io abito da tutt'altra parte e in un quartiere diverso. Già, anch'io, io e mia moglie abitiamo in un'altra regione. Di che si tratta, gente? Che cosa c'è? C'è qualcosa che non va? Come mai la polizia? Va bene, calmatevi. Volevo solo fare qualche domanda. Posso sapere dov'è il padrone di casa? Sì, con molto piacere, gente, ma penso che lei prima debba spiegarci il motivo della sua visita qui questa sera. Lei è avvocato, per caso? Ma certo, io sono avvocato, e non per caso. Bene, come avvocato, lei sa benissimo che non siete obbligati a rispondere a queste domande. Speravo solo che qualcuno fosse così gentile da dirmi il nome del padrone di casa. Brock, Charlie Brock. È in casa, signor Brock? Non ne sono sicura. Chris, Charlie è in casa? Charlie è andato a portare fuori il cane. Bene, allora sarà qui a momento. Non credo, è un bassotto. Fanno passi molto piccoli. È in casa, gente, è in casa. Potrei vedere, signor Brock? Come vedi, siamo nel mezzo di una grossa festa, un momento un po' particolare, gente. Sì, ho notato. E che cosa si festeggia? Ah, ma è 10 anni di matrimonio dei nostri amici, Charlie e Mira Brock.
Non ci metterò molto, ho solo bisogno di un minuto del suo tempo. Il fatto è che il signor Brock non c'è. Non c'è? No, sta dormendo. Dormendo? Nel bel mezzo della sua festa? Sì, lui si sentiva depresso e allora ha preso due pillole per dormire. E allora potrei parlare con la signora Brock. E non c'è? Non c'è? Ed è per questo che il signor Brock si sentiva depresso! E dove si trova? Suo padre si è molto febbre e lei ha dovuto portarlo all'ospedale. Durante la sua festa e non poteva portarcelo qualcun altro all'ospedale? E no, perché suo padre vive in California. Scusi, ma ha forse qualcosa nell'occhio per caso? E io? Sì, ci stavo mettendo delle gocce questa sera quando è caduto il tappo e il contenuto di mezzo flacone è finito nel mio occhio. Posso sapere come si chiama, signore? Io? Sì, signore. Cioè lei dice proprio come mi chiamo io? Sì, signora, qualche problema a dirmi come si chiama? Vede la gente che io non la vedo troppo bene. Non ha bisogno di vedere per parlare, signore. Le gocce non le sono mica cadute in bocca. Gente, penso che lei stia abusando un po' troppo della pazienza dei miei amici questa sera. Se vuole fare altre domande, deve spiegarci il motivo della sua visita qui questa sera. Bene, allora potrei sapere di chi è la BMW parcheggiata qui fuori. È di mio marito. E come si chiama suo marito? Dai, non sei tenuta a rispondere, Claire. Leonard Gans. Dov'è il signor Leonard Gans? Obiezione! Non sono un giudice e questa non è la corte. Voglio solo sapere dov'è questo signore. Lei non ci ha ancora detto il motivo della sua visita qui questa sera, per cui noi non le diremo dove è il signor Leonard Gans. Non so perché, ma ho sempre dei problemi in questo quartiere. D'accordo, alle 8:15 di questa sera si è verificato un incidente tra la 12 e la 13esima strada. Una Porsche 88 rossa decapotabile, nuova di zecca, si è scontrata contro una BMW berlina nuova di zecca. Naturalmente la colpa non è della BMW, ma della Porsche, una macchina rubata. Rubata proprio all'8:15 di questa sera davanti alla rimessa del concessionario. L'uomo e la Porsche sono fuggiti. E sa che apparteneva la Porsche nuova di zecca? Beh, come posso saperlo, agente? Apparteneva al vice sindaco Charles Brock. E la macchina è stata acquistata dalla moglie Mira in regalo del loro 10° anniversario di matrimonio. Ah, allora lei è qua per indagare su questo incidente. Esatto. Oh. E adesso vorrei parlare con il signor Gans. Altrimenti sarà il dipartimento di polizia a doverlo trovare. Ma con molto piacere, gente, con molto piacere. Ma prima, non è che per caso vorrebbe aspettarci un attimino di fuori? Perché? Beh, semplice, la signora Gans è la mia cliente, prima che lei possa fare altre domande vorrei interloquire con lei. È un mio diritto. Va bene, ma solo un minuto e non di più. In fretta, ragazzi, sui, dai, abbiamo bisogno di trovare un lei. Ma che stai dicendo? Ma quella non sa nulla degli spari, vuole solo fare delle domande a Lenny sull'incidente. Ma Lenny non si può presentare come Lenny perché sta facendo la parte di Charlie nel caso in cui la polizia volesse fare delle domande su Charlie. E Charlie non può presentarsi come Charlie perché è sopra con un foro di pistola nell'orecchio. Dai, su, dobbiamo scegliere ancora. Oh, lasciami in pace con questi giochetti. Ah, lo so, che stupido, ma dobbiamo scegliere, dobbiamo trovare un Lenny. Dai, lo faranno le ragazze, venite qui. Non c'è problema, amore. Io farò la parte.
Né una grazia. Ehi, dai, Ernie, vai a aprire la porta. Allora, dov'è il signor Leonard Ganz? Proprio qui davanti a lei, io sono Leonard Ganz. Lei? Certo. E ci è voluto così tanto per scoprirlo? Mai dare risposta affrettata, facoltà di legge e università di Harvard. Mai fidarsi di uno che non sa se è lui o non è lui. Accademia di polizia. E lei chi è, signora? Sono la moglie di Ken Gorman. Ken Gorman? Scusi, avevo tale freddo le mani. E dove si trova il signor Gorman? Il signor Gorman si trova in bagno. A casa sua però, Va bene, signor Ganz. Ci racconti un po' dell'incidente. Ci dica com'è andata. Gente, potrebbe aspettarci ancora 5 minuti fuori. Io non vado da nessuna parte per nessun motivo, intesi. Mi stallerò qui finché non avrò ottenuto quello per cui sono venuta. Dovessi far trasferire anche il mio fidanzato. 1047, quel passo. Ricevuto. È stata localizzata una Porsche 88 tra la quinta e la settima. Un individuo sospetto è stato arrestato. Il caso è chiuso. Guardi, domani signor Ganz le farò qualche altra domanda. Ma per con stasera molto piacere, con molto piacere. Ma gente, lei venga qui quando vuole. Eppure a me sembra di averla già vista da qualche parte. Come ha detto che si chiama? Greg Cooper. E signor Cooper, lei è mai stato in Cooper? Ah! Sì, per la verità, sì, agente. Vede, sono candidato per il Senato. E come mai era così restio a dirmi il suo nome? Ah, vede, agente, quando uno è in politica non si tiene a farsi coinvolgere in certe storie, capisce? Ma lei non c'entrava niente in questo incidente, o forse ha assistito all'accaduto, non è così? No, assolutamente, io e mia moglie Cassie siamo stati gli ultimi ad arrivare. Guardi, non abbiamo neppure sentito gli sbari. Sbari? Quali sbari? Ho detto, quali sbari? Forse quelli che sono stati sparati durante l'inseguimento dell'auto rubata, ecco. Ma se è successo a 12 miglia da qui, ho forse un udito di 20 ventesimi, signor Cooper. Sì. 1047, quel passo. Ricevuto. I vicini di casa riferiscono di aver sentito degli spari all'interno della 1257 di Pesky Road. Qualcuno sa dirmi qualcosa? No. Assolutamente no, agente. No, assolutamente. Lo immaginavo. E allora posso sapere chi è la signora seduta sulla BMW parcheggiata qui fuori? Ah, è mia moglie. E mia moglie Cassie. Bene, signor Cooper. Vorrei fare due chiacchiere con la signora Cassie. Potrebbe andare gentilmente a prenderla? Subito. Mi sembra che abbiate avuto una cena niente male. Potrei parlare con la servitù? Non c'è servitù. Non c'è servitù? No. E chi è cucinato? Io. No. E lei come si chiama, signora? Io, Cocca. Ma intendevo dire il suo vero nome. Il mio vero nome. Ho anche due sorelle che si chiamano Chicca e Checca. Lo giuro su Dio. Immagino che anche lei non ha sentito gli spari. E dire che stavo per andarmene, signora Gorman. Gorman? Sì, sono io la signora Gorman. Certo. Però io ho servito da tanto. Da bene
signora? Io sono casalinga, più o meno, sono anche avvocato e sono anche presidente dell'associazione dei genitori e sono anche molto nervosa. Non solo lei, e adesso vi dirò una cosa che esula dai miei doveri ufficiali. Non credo una sola parola di quella che è stata detta in questa stanza questa sera. Sono sicura che ci sono stati degli spy e sono anche tanto sicura che qualcuno o tutti stiate per nascondervi qualcosa. Un uomo ha un ematoma sul naso, un altro si infizza con la forchetta, una B&B è fracassata, il padrone di casa porta a spasso il cane e poi va a dormire, la padrona di casa porta all'ospedale il padre con il femore rotto e nessuno sente degli spari, perché tutti ballano, compreso una donna che ha cucinato tutta la sera e non può né stare in piedi e né camminare. Dovete fare i conti con me! Sono una poliziotta vera, capite? Non sono braccovante! Agente, c'è mia moglie! Non intendo sporgere denuncia, ne sarà tutto il mio avvocato. È stato un incidente, agente. Ha fatto cadere, mia moglie ha fatto cadere la cenere accesa su un sedile di pelle. E io, guardi, l'ho afferrata per la giacchetta per tirarla fuori dalla macchina e sbag. E allora come se l'è fatto con l'ematoma sul naso? Ah, questo sì, sempre mia moglie stava mettendo il telefono a posto in basso, in macchina, al buio. E giù, e la mia testa era un po' troppo in basso e patapelle che ho preso un po'. Ai 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 ai, quante barzellette umoristiche su questo caso! È forse ferita anche lei, signora? No, io non ho capito niente, sempre solito il mio mal di schiena. Immagino che anche lei non ha sentito gli spari. No, io ballavo. Quando ballo non mi fa male. Signora Gorman, mi sa proprio che me ne vado via. Lei che cosa fa, signora? Io? Come le diceva, gliel'aveva già detto, mi sembra. Lo ripeto ancora, che cosa fa, signora? No, ma io ho servito da bere tutta la sera. No, intendevo dire qual è la sua occupazione, ancora non me l'ha detto, signora. La mia occupazione? Ken, aiutami, ti prego! Tu sei sempre la solita, Non ti ricordi mai quello che fai. Dai, tu che sei brava, sei un avvocato, ma sei brava. Ancora così tanto mia moglie. E fin qui?
Lei si sta mettendo il profumo. Il profumo che le ho regalato per Natale. Le regalo sempre quello, sa? Mi fa impazzire. Busso alla porta. Toc, toc, toc. Lei... apre! Corre! Le porgo lo champagne e faccio un brindisi alla donna migliore che un uomo abbia mai avuto per 10 anni. E lei... all'uomo migliore che una donna abbia mai avuto per 10 anni. E vediamo, ci baciamo e brindiamo. E vediamo, ci baciamo e brindiamo di nuovo. Alla pelle più delicata del corpo più delizioso che non è mai invecchiato per 10 meravigliosi anni. E beviamo, e ci baciamo, e brindiamo, e beviamo, ci baciamo, e brindiamo, e beviamo, ci baciamo, e brindiamo. E brindiamo, ci baciamo, brindiamo! Alle 7 la bottiglia è completamente vuota. Mira è partita e io sono completamente andato. E in quel momento sento il profumo. Il profumo al quale non so resistere. Il profumo, eh! Sì, allora posseggo con l'ardore la passione della prima notte di nozze! Sa, le racconto tutto questo, non senza imbarazzo, ma con orgoglio e gioia, per un amore che diventa sempre più grande e più duraturo man mano che i giorni passano. Oramai si sono fatte le 8 e noi siamo lì, nudi, appagati e sdraiati e abbracciati della nostra felicità, e beviamo, ci abbracciamo e brindiamo, e beviamo, ci abbracciamo e brindiamo. Ancora? Bussano alla porta, toc toc toc. Avanti! Uno strano giovane ci guarda dalla soglia, mira completamente nuda, si copre con un asciugamano mentre io corro di sopra a prendere la pistola, pronto a difendere la vita di mia moglie. Lo strano giovane grida, mamma che vuota io, mamma che vuota io, che in cinese vuol dire, mamma c'è uno che forse spara, mamma c'è uno che forse spara. Mai su lì la sorella e il figlio gridano, oio ma Toyota, oio ma Toyota, si danno alla fuga sulla loro Toyota. E allora io mi affaccio la testa, ormai è buio, e sentendo un rumore di un motore, brum 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 brum, penso che mi siano rubando la mia Mercedes. E allora continuo a sparare all'impazzata contro di loro. Bang, 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 bang. Mira impaurita dalla sparatoria pure a rifugiarsi in cantina. Ma aiuto, aiuto, aiuto! Non c'è la luce e precipita giù dalle scale. Ma da pompo, da pompo, da pompo, da pompo. Io ho posato il revolver fumante, scendo a cercarla. Mira, dove sei? Mira, dove sei? Mira, mira, dove sei? Mira. Noto la porta della cantina aperta e temendo che qualche altro cinese si fosse nascosto là dentro, trac trac trac, la chiudo a chiave, non sapendo che Mira è ancora là. Poi corro di sopra perché il nuovo dell'orecchio mi vuole. Oh, continuo a perdere sangue, sono mezzo accecato e per errore prendo 4 Valium, temendo di svenire. Inizio a scrivere una lettera di spiegazione, ma mi assale il timore che qualcuno possa pensare ad un biglietto suicida. Il mio amico Greg Cooper sta arrivando e sarebbe un disastro per la sua campagna elettorale essere coinvolto in un suicidio. E allora strappo il biglietto e lo butto nel gabinetto, mentre gli altri arrivano che gridano, che cosa è successo, che cosa è successo? Ma prima di riuscire a dare una spiegazione, crollo svenuto. E questo è tutto, per filo e per segno. Com'è vero che mi chiamo Charlie Bro? Ci credo, mi bevo tutta la storia. E sapete perché la bevo? La bevo perché mi è piaciuta. Non ci ho creduto, ma mi è piaciuta. Anch'io amo una persona. Ed è per questo che stasera voglio tornare a casa presto. Quindi, buonanotte, signore. Ah, come ha detto che si chiama? Lenny. No, 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 Lenny, Lenny. Intendevo il profumo. Ah. Oh, de Bougie. Oh, de Bougie. Va bene, signor Troff. Sicuri quell'orecchio. Lei, signora, sicuri quel braccio. E voi, beh, buona convalescenza a tutti. Buonanotte. Thank you.
sei andato a pescare una storia, sì. L'ho inventata. E beh, certo, ovvio che tu l'abbia inventata, ma quando? Parola per parola, frase dopo frase. Non sapevo dove sarei arrivato, ma sono andato avanti lo stesso. Sono impressionato, sinceramente e profondamente impressionato. Indubbiamente, Lenny, sei una delle menti più geniali che abbia mai conosciuto. Già. Ma io mi sto ancora domandando, ma che fine avranno fatto Charlie e Mira? Pronto? Sì, Charlie! Siamo tutti qui. Sei pronto per ricevere le visite? Oh, magnifico! Moriamo dalla voglia di sapere la vera storia! Aprite! Aprite! Fatemi uscire! Sono Mira! Sono Mira! Mira!